Oddio, sono in ritardo. Buongiorno, ciao, namaste, benvenuto. Benedetta, come hai detto? Namaste. Namaste. Benvenuto nella Grazie. Mia casa. Oh, abbiamo Grazie. Lo chef shaker, giusto? Sì. Mi viene in mente lo shaker. Indiano, sì. Espertissimo, quindi in questa cucina speziata, raffinata, difficile uno pensa da fare a casa, e invece ci insegna a fare, vieni, il pollo tandoori, che è proprio il mio preferito, anche in casa, perché in realtà avrebbe bisogno di un forno speciale. Che cos'hai? Ah, ti ho portato proprio tutte le spezie del mondo. I profumi dell'India, aiuto, quanti! Mamma mia, allora, zafferano. No, quello è già sbagliato. Un polvere tandoori. Ah, giusto, ma quello che andremo a fare noi. Questo è garam masala. Cioè, noi dobbiamo imparare un sacco di cose, ce anice, ne sono mille. Aspetta, anice stellare. Aspettateli pochissimi minuti, io imparo tutto e poi facciamo il pollo tandoori, non vi dico poi la tavola indiana che ho preparato. Bentornati nella mia cucina che profuma d'India oggi. Facciamo il pollo tandoori insieme a Shek, che ci ha assicurato che è un piatto che si può fare anche nella nostra cucina. Allora, Shek, dimmi di cosa hai bisogno subito. Ah, yogurt intero. Circa mezzo litro. Sì, sì, perché questo poi viene mescolato, marinato. Cos'è? Ecco, questo è il pesto delle spezie tandoori. Ok, okay. E mettendolo quindi questo dove lo compro? Ma questo si trova nei supermercati, nei negozi indiani. Sì. E come molto, si chiama? Come, cosa dico? Tandoori paste. Tandoori paste. Ecco, e deve essere molto intenso, okay, e salato. Un bel cucchiaione per mezzo litro di yogurt. Perché la cuottura al forno fa sì che un po' di spezie si diluiscono. Okay. Quindi deve essere più salato. Speziato, un po' più forte, perché lo yogurt poi dopo, come vedremo, assorbirà. Io metto un po' di succo di limone. Si può usare anche il succo di limone. Sì, certo. Pronto. Tu metti un 250 grammi di pollo a pezzettini, io intanto ti spremo quanto... Bah, un limone basta. Questa, ecco, questa spremutina qua. Sì. E questa è una marinata. Sì. Sbatti dentro tutto, mettiamo, sennò stiamo pure anche questo. Ok. Sai, noi italiani siamo un po' così. Questo è il nostro. La nostra marinata. Marinatura di pollo. E quanto sta a marinare? Almeno 6 ore, perché i fermenti agiscono, inteneriscono il pollo. Ma e se poi io lo faccio la sera e lo prendo poi il giorno dopo, lo lascio perfetto, in frigo, perfetto, perfetto, così non devo stare a aspettare. Perché vedrai che diventa il pollo tenero come non sì, si può vero. Fare facilmente. Tu ce l'hai già, vero? Ce l'hai già fatto vedere? È questo? Sì, e il risultato, lì c'è un po' più di yogurt. Sì, qui c'è un pochettino più di yogurt, questo è un pochettino più ristretto, però il risultato alla fine... Il risultato alla noi fine noi abbiamo è saltato questo. 6 ore di riposo, siamo andati a dormire, ci siamo svegliati, siamo tornati qua. Questo è... il chicken tikka, bocconcini di pollo, e si possono sfornare a 250 gradi in una teglia. A 250 gradi, sì. Quindi un bello forte, sì. E noi è semplicissimo mettiamo, in realtà, sì. Perché tu metti il tuo pesto tandoori, e lo mescoli con lo yogurt, un po' di limone e sei pronto per andare in forno. 250 okay. gradi per? Per 20 minuti 20 circa, minuti. Dipende anche dalla qualità dello yogurt, eccetera. Sì. Durante la cottura è meglio aprire una volta, sì, e guardare. Nel caso che si sta asciugando troppo, okay, è importante dare una pennellata di olio. Ok, solo se si asciuga o glielo diamo subito? Solo se sì, okay, perché noi vogliamo... una crosta croccante, sì, e l'interno succulente. Io lo mangio sempre al ristorante indiano. Allora andiamo a mettere questo in forno, perché poi tu non hai mica finito. Una verifica con le tue... di profumo, piacevole. Meraviglioso, okay, meraviglioso. Mi ricorda tanto quando stavo in Inghilterra, mangiavo, è lì che ho scoperto il ristorante indiano io. Per evitare che perde tutti i succhi, certo, la carne, mettiamo ti sopra. Ti bruci? No, ce la no, fai? No, no. C'è un'alternativa sulla griglia. Esattamente. Aspetta un attimo, Shek. Ah, vuoi appoggiarli? Appoggiali anche qui, al massimo okay finiscono in qualche marinata. No, no, ma una pinzetta. Guarda, ce ne sono due. Ecco perché il problema... Quella che preferisci. Okay. Ah, voi preferisci questa? No, non vedo l'altra. Anch'io, guardo questo pannello e non riesco mai a trovare quello che cerco.
ci dà l'occasione di anche dimostrare il concetto di cospargere. Questo è velocissimo proprio, sì, fatto così, sì. Eh? Perché il yogurt in 6 ore ha agito con i suoi fermenti intenerendo la carne. Qui un po' meno, 10 minuti, ma va bene lo stesso, dai, facciamo finta. Comincia a cuocere. Vediamo di metterlo al massimo. Al massimo. Perché qui... Perché non abbiamo paura che si bruci, perché abbiamo... No, abbiamo il pennello. Ah, abbiamo il pennello. E abbiamo il liquido qua. Fammi vedere. Che facciamo cospargere nel momento che ne... Ce n'è bisogno? Ne vediamo che ce n'è bisogno. Ok. No? E okay, si può girarlo, si può muoverlo. Bisogna aspettare un attimo che si scurisca. Ma senti, togliamo una curiosità. Il pranzo indiano, come si compone? Nel senso che noi, vabbè, abbiamo il primo, il secondo, abbiamo questa divisione, un antipasto, se è un pranzo molto importante, e un dolce. Voi avete un piatto legato al riso. Come si compone il menù indiano? Ma direi che il pasto indiano... aggiungo quando si compone, perché non è sempre possibile per tutti, ha il riso in coda, perché il riso sazia, gonfia, sì, ma non nutre abbastanza. E quindi si inizia con la carne? Con la verdura. Ah, perché giusto, la fibra vegetale, lo yogurt, che devono entrare prima, perché allargono proprio, si gonfiano. E poi si mangia la carne, ovviamente, certo. Noi mangiamo soprattutto il pollo e il capretto. Queste salsine molto con buone, con le molto salsine, piccanti, eccetera. Ecco, e così si rispennella. Sì, e non abbiamo messo olio per chi non vuole avere calorie aggiuntive. Questo è uno dei pochi piatti indiani che non è particolarmente piccante, vero? No, non è per niente piccante. Infatti io lo mangio. Allora, giusto per dare una cottura completa. Proprio una bella quantità, Ci avete contaminati, noi mangiamo solo olio di oliva. Non permetteremo che questi bocconcini così teneri e succulenti perdano i loro succhi naturali. Siamo qui apposta a vigilare. Quindi daremo numerose pennellate, di terremo d'occhio, perché poi chi li mangerà dirà sono cotti e sono teneri. Si può mettere peperoni, patate, zucchini, eccetera, per fare il contorno già dentro. Già dentro e fai perché assorberebbe un po' di questo bruccecchiato, un po' di yogurt e avrà il suo sapore. Ma invece quando sento chicken tikka masala, perché... Chicken tikka masala è un piatto contestato tra indiani e inglesi, perché la leggenda dice che un inglese non ce la faceva mangiare il chicken tikka così, perché qua è troppo asciutto. Ok, perché non l'aveva cucinato bene. Allora il chef indiano, essendo molto versatile, affabile, gli ha messo la zuppa di pomodoro, Campbell, no? E nacque così. Ma dai! E nacque così il piatto chicken tikka masala, che ce ne sono 23 milioni. Ma piace anche agli indiani veri o lo mangiano solo gli inglesi? No, gli indiani dicono che è loro il piatto. Ah, era venuto talmente bene che si sono appropriati. Beh, ma queste cose succedono spesso. Ma scherzi, cioè, come dire, chi ha inventato rivalità, gli spaghetti, i cinesi o gli italiani. Allora, faremo quello. Ah, adesso lo facciamo. Perché questo chicken tikka può essere poi messo lì dentro. E adesso lo inglesizziamo. Da dai, un dimmi piatto ne che facciamo devo due. Fantastico. Allora, noi prendiamo la nostra padella, la cipolla. Urca, tanta cipolla. Cipolla fa bene, un po' di oppure olio. Oppure burro chiarificato. Ok. Questo è lo zenzero e l'aglio. Lo zenzero abbiamo imparato a grattugiarlo prima. Ho fatto una ricetta prima e ho visto come si grattugiava. Sì. Io questo l'ho pestato. Addirittura, okay. Si chiama ginger garlic paste. Eccolo lì. Ora noi abbiamo vari ingredienti, curcuma, anice stellato, peperoncino verde piccante, abbiamo semi di coriandolo e polvere di coriandolo, cardamomo, chiodi di garofano, no? Ok. Ecco, e abbiamo anacardi tostati e salati, fieno greco. Ma tutto ci mettiamo dentro? Garam masala, peperoncino, semi di cipolla e cardamomo gigante. Noi usiamo solo cose che si può trovare. Allora possiamo iniziare a mettere un po' di curcuma, che dà un colore, ma una puntina così. Non mettere mai troppa, perché diventa amaro.
Adesso praticamente andiamo a mettere il garam masala. Il garam masala sono 5 spezie indiane e anche questo è disponibile ovunque. E se io prendo il curry, quello che trovo al supermercato, e lo metto? Esatto, va benissimo. Tu metti e io mescolo. Polvere di coriandolo, semi di coriandolo, semi di cipolla, facoltativo. Questo è peperoncino rosso. Anice stellato facoltativo, questo è cardamomo. Sì, devi schiacciarlo? Sì, però si può anche fare così. Escono dei semi neri da dentro. Salare secondo i propri gusti, già un po' adesso. Polpa di pomodoro, ok, anche perché stava per bruciare sta cipolla, sì, ci voleva. Allora, per la cucina indiana ti insegno un trucco. Con un cucchiaio. Ogni tanto, perché armonizza, certo, e toglie le punte eccessive di amaro. Anch'io uso tanto il latte. Il latte è un... È vero, basta così io ancora. Perfetto. Ancora un po' di pomodoro. Un po' di pomodoro, piano piano. Questa salsina ha una faccia bellissima, eh? Di solito metto anacardi, che trovo ovunque adesso. Certo. No? Già salati. Fieno greco. Questo qua non l'avevo mai sentito, il fieno greco. Io ti pregherei una cortesia. Sì. Se tu fai un assaggino, no? Sappiamo a che punto siamo arrivati. Mancherà sale, lo possiamo mettere. Perché io non ho assaggiato la polpa. Buono. Mettiamo piccante. Molto piccante ancora? No, un po' piccante. Buono, è un'esplosione. Sì, di aromi, eccetera. Un'esplosione di gusti. Allora, il succhino è quasi pronto, il pollo è ancora un po' indietro, quello che abbiamo messo nel forno, ma tu, chef, che sei previdente, ce ne hai portato uno già cotto. Sì. Allora, a questo punto proviamo a condire questo pollo già cotto con la salsina, sì, a cui manca però ancora un tocco di miele, un giusto? Un tocco di miele per... Perché me l'aveva detto prima, non è, sì, che io lo sapessi. È là il miele, se vuoi... Sì, cioè ci vuole talmente poco per... Perché troppo lo rovinerebbe. Quel io sono dell'idea. A me piace il dolcino nei piatti salati. Vi garantisco che questo si sente, si anche sente, se è così poco. Molto è vero che si sente. Si è sente molto il mio. No, un po'. Anche meno rispetto a prima. Chicken tikka masala deve essere piccante. No, ma guarda, è squisito. Vai, facciamo, condiamo. Però tu dimmi basta comunque. Io direi basta, perché la salsa veramente è un condimento, sì, che rende più facile mangiare, che i bocconcini. Chicken tikka masala. 23 milioni di piatti a Londra all'anno, pazzesco, nei ristoranti di Londra. È proprio... Ogni è anno. Come la nostra pasta al pomodoro, la nostra pizza. No, ma è un po' meno, però. No, nel senso, è proprio il piatto più riconoscibile della vostra cucina, insomma. Siamo qui per renderlo più conosciuto. Vieni, accompagnami qua. I nostri piatti pronti li appoggiamo qua. Vieni. Chicken tikka masala. Chicken tikka masala. Grazie mille a Shaker, che è stato un insegnante meraviglioso. Grazie. E adesso noi cerchiamo di ricapitolare quello che tu hai fatto magistralmente con questo pollo. Abbiamo mescolato lo yogurt con il tandoori past. Abbiamo aggiunto il succo di limone, abbiamo unito il pollo e l'abbiamo fatto marinare almeno 6 ore. Abbiamo cotto il pollo in forno caldissimo, oppure sulla bistecchiera, spennellando con la marinata. Per la salsa masala abbiamo messo in padella la cipolla, l'olio, lo zenzero pestato con l'aglio, la curcuma e un insieme ricchissimo di spezie che si possono sostituire con un semplice curry. Abbiamo legato tutto con un po' di latte, la passata di pomodoro, gli anacardi e un cucchiaino di miele. Abbiamo condito il pollo con la salsa. Senti, grazie davvero, grazie, perché è una cucina che io adoro e questo piatto cercherò di riproporlo indegnamente, anche io, veramente. È stato un piacere per me. Piacere mio, è un piacere sentirti e vederti cucinare. Grazie mille. Nostri. Meraviglia.